è la storia di uno regolare, che poi l'hanno mandato a fare il militare, che lui se ne sbatteva di tutte quelle storie, ma era uno normale e lo doveva fare. Per forza o per piacere, lui lo doveva fare. Allora poi alla fine è tutto come un gioco, l'unica cosa è che si dorme poco, ci trovi proprio tutti, sono tutti regolari, tutti sono qualcosa tranne che militari. E i giorni intanto passano e diventano sempre meno, il grigio si schiarisce, appare l'arcobaleno, quello che gli rimane qualche amico regolare, che insieme a lui l'avevano mandato militare. Si parla delle c'han tutti la ragazza, qualcuno c'ha la foto, qualcuno invece è grassa, molte sono inventate, comunque non fa niente, perché comunque sia conta quello che c'ha in mente. E in mente sono belle e sono tutte sante. È la storia di uno regolare, che poi l'hanno mandato a fare il militare. Cadenza! Come avrà notato, signor colonnello, in quel volume sono raccolte le battaglie più celebri di Napoleone, da Lutzen alla Moscova, con una minuziosa descrizione di schieramenti e di tattiche. Veramente molto bello. Interessante. Grazie. È un regalo che gradisco molto, capitano. Ma non si doveva scomodare. Quale disturbo. È un piccolo regalo per renderla partecipe dei giorni felici che ho passato a Parigi durante il mio viaggio di nozze. Il generale Thompson per lei, signor colonnello. Grazie. Scusate. Hello, Jerome. Oh, hi, Enrico. How are you doing? Oh, I'm fine. Yeah, but... Oh, scusi. Enrico, sa che oggi la mia figlia, Ruth, fa compleanno. 18 anni. Sì, Jerome. Ho già ricevuto il tuo invito. Enrico, ho tanto, tanto bisogno del tuo aiuto. Oggi è anche nostro Thanksgiving Day, nostra festa nazionale molto importante. E purtroppo tutti i miei Marines sono in licenza. E qui a casa il nostro hi-fi stereo sembra rotta, comunque non funziona più. E la mia figlia Ruth dice che senza musica la sua festa sarà uno schifoso. Oh, grazie, schifezza. sì, vabbè. Senti, Ruth piange tutta la giornata. Io non ho trovato nessun tecnico per riparlarlo. Puoi trovare tu qualcuno tra i tuoi soldati? Devo vedere se riesco a rintracciare qualcuno del reparto radiotecnico o del reparto comunicazione. Mi scusi, colonnello, ma se è per un problema tecnico ci sarebbe il fan de Cardarelli. Quello è bravissimo, è perfetto, gli manca la parola. Quello gli manca proprio, purtroppo. Yeah, anche questo è fatto. Speriamo che non me che cagano i coglioni. Per almeno due giorni. Infante Cardarelli VI comando. È desiderato al comando. Sì, signore. Infante Cardarelli VI è desiderato al comando. Infante Cardarelli VI è desiderato al comando. Capricciosa garibaldina, trullala.
Oh, come... Bene, bene, guarda, non ti si vede nemmeno la scoliosi. Mi sento un po' troppo sportivo, mi sa, eh? Sportivo? Ah. Io ci ho fatto l'esame di maturità con questo. E ti hanno promosso? No, però mi hanno fatto l'applauso. Oh, un attimo, aspettate che mo arrivo. No, ci va a fare il vessuto a Pippo Baudo? Beh, Rocco stasera va una prima. Una prima? In questo paese? E che prima? Il laureato con Dustin Hoffman. Ma sei uscito 20 anni fa, in Italia. Qui stasera è prima loro nazionale. Oh, qua l'avvenimento tutto l'anno. Alle già orte con Congettino non possiamo mancare. Il caporale Merloni, Rocco è desiderato al comando. Ha detto Merloni. Il caporale Merloni Rocco è desiderato al circolo ufficiali. Il caporale Merloni Rocco è desiderato al comando. Il caporale Merloni Rocco è desiderato al circolo ufficiali. No, al comando. Al circolo ufficiali. Al comando. Al circolo ufficiali. Al comando, ho detto. A proposito, ti impianto, no? È tedesco o giapponese? Guardare, che ne so, io Jibacins. No, no, è importante perché se è giapponese, ve lo dico subito, è un casino. Ma un casino è per me, ma che Concettino non mi vede arrivare, signor tenente, mi aveva pure affettato lo smoking, aveva fatto un leasing con Montini che era già lavato CIS per 6 mesi, ma perché chi tu ha pagato lo stesso perché non lo tengo? Ma perché non vi portate a Reginald che americano l'inglese lo sa per parlare molto meglio di me? Il fante di Tosto sta a Bologna con De Zanna ai campionati di atletica leggera, chiaro? Sergente maggiore, Scherone, ci sbrighiamo, facciamo notte qua. Sergente maggiore Scherone, pronto per la missione? Sergente maggiore, ma come si è combinato? Noi un giradischi dobbiamo andare a riparare. Un giradischi che si rifiuta di fare il suo dovere può essere un potenziale nemico. Dobbiamo essere pronti a tutto, fianco a fianco all'alleato americano. Vabbè, ho capito, ya. Andiamo, prego, andiamo. Avvisate a Concettina! Mira di Melloni, ci pensiamo noi! Vai, vai, servo dell'imperialismo! Ci ripenso noi a te, vai! Non vedo Concettina. Beh, sarà giù ai biliardi. Vabbè, ragazzi, lasciamo perdere, eh? E non fare questa festa, no. Serra. Giovanni! Salve. Ciao, Giovanni. C'è Concettina? Sì, sta su in casa che si cambia. Se è la sua serata libera, però per passare passa di qua. Volete bere qualcosa? No, no, grazie, campione. Si sta qui 5 minuti, si fa una fate commissione presto. E si va via. Lasciatemi libero il tavolo. Ciao, grazie. Ciao. No, Romagnolo, no, veramente, questa volta io non me la sento. Ah, vabbè, ma allora non è mica possibile. Vuoi passare un'altra serata di merda, come sempre? Oh, e qui le soluzioni sono tre. O giochiamo a biliardo o andiamo al cinema. E la terza? Io ho detto tre. Minchia, per trazze le do un pugno un giorno di queste. Signora, allora io vado. Serve qualcosa? No, no. Va pure. Divertiti, eh? Grazie, arrivederci. Concettina, ma come sei carina. Sei elegantissima. Sembri una top model. E non dici niente a Concettina. Sta bene, sta bene. E a che dobbiamo tutta questa cura? Ho un appuntamento con Rocco. Con Rocco? Sì, andiamo al cinema a vedere Dustin Hoffman, che a lui ci piace. Ah. Perché fate queste facce? No, è che Rocco è andato... E allora sei crudele. Non puoi dirglielo così, serra. Ditemi la verità, gli è successo qualche cosa? Ragazzi, io ho un peso sullo stomaco. Liberiamoci subito, indica di immediato, diciamo la verità, dai. È andato al poligono un'altra volta senza occhiali. No, no, è andato a Vicenza. L'hanno trasferito? No, è che è stato invitato in una villa... Per una festa americana, sai, Andy Waldorf. Andy Waldorf. Qual è Andy, come si chiama? Spiegatemi che cos'è questa festa. Una festa un po' speciale, Concettina, cerca di capire. È già difficile. No, è una festa come tutte le altre, Concettina, solo che parlano americano. Hai capito? Non ti preoccupare, Rocco, mo viene quando ha finito. E ti porto io al cinema con me. No! Me la corna da mondino. Scusa.
Se detto si dice la verità e si dice la verità. Lo sapete, io sono un puro e queste cose non le do. A questo punto non possiamo più tacere. Defatti, Concettina, per favore, ti puoi sedere un attimo? Stai calma, eh? E come sai, nei giornali scandalistici si parla tanto di queste feste americane, un po' particolari. Sì, insomma, con proiezioni di film porno, strip poker, queste cose qui. Giochi di sesso, cambi di coppie. Insomma, per farla breve, un'orgia. Un'orgia? Ma com'è possibile, Rocco, un'orgia? Mi ha fatto vedere il progetto della casa. Mi ha detto adesso quando finisco il servizio militare andiamo al paese, ci sposiamo e poi io che vengo a scoprire che lui va a Vicenza a fare le orgie. Ma non è vero, Concettina! Non è vero quello che ti dice quell'aito di Rocco! Lui è uno zozzone, è un criminale, lo sanno tutti, no? Che mentre te stai qui a soffrire, lui è là che si rotola nel turbine del peccato. Ce lo do io il turbine del peccato a quel mascalzone. A Vicenza un cugino, Benedetto, che è un pezzo grosso dell'associazione calabrese. Insomma, sarebbe un capo bastone, come diciamo noi. Ora gli telefono e gli dico di dare una bella lezione a quel porco traditore che non è altro. Aspetta, Concettina, mi è venuta in mente un'idea. Perché non gliela dai tu personalmente la lezione? E come gliela do io? Qui entra in gioco Montini, no? Io in meno d'un'ora ti porto a Vicenza con la Ferrari. Così il cugino Benedetto ci porterà nella tana del lupo. E voi fareste tutto questo per me? Beh, gli amici si vedono nel momento del bisogno, no? E poi io voglio tutelare il tuo onore, no? Quel fituso la pagherà. Sì. E tu perché non dici niente? Perché io non sono d'accordo. Ah, tu non sei d'accordo, vero? No. Quindi tu sei d'accordo con Rocco? Sì, Concettina, sono d'accordo con lui. Ah, sì. Chi non è con me è contro di me. Andiamo, ragazzi. Ben detto. Brava, Concettina. Perché io devo prendere sempre i buffettoni per quel villacchione di Montini? Excuse me. Potete fare vedere me vostri inviti? Melloni, traduci? Traduco a senso letteralmente. Mello, per piacere. Sono il tenente dell'anno. Siamo qui su invito del generale Thompson. Ah, well, per riparare impianto di hi-fi. Sì, ma se il giapponese è un casino, eh. Porto io da generale. Vai sempre dritto, poi gira a destra. Siamo persi il collega della NATO. Che bello Fagiano, paracà parla. Mi raccomando ragazzi, le tartine, che non si mangiano tutte, sennò finiscono, eh. E mi raccomando anche le fragole, eh. Allegri, eh. Una bella festa, sì, deve essere. Vediamo un po'. Guarda che bello macaroni che ci stanno qua, eh. Tutto a posto qua, mi raccomando, tutto i bicchieri. Bicchieri che siano belle, pulite. Fiammante le voglio, fiammante, capito? Fammi contare qua, vediamo. Come stamattina? Angelo! Qua. Sì, signor generale. Tutto a posto? Tutto a posto. Mi raccomando, l'entrata della torta è cruciale, appena che si sente l'inno degli Stati Uniti. Hey. Conosce lo Stati Uniti? Certo, e che non lo conosce, signor generale? Allora? Lo vuole sentire? Uh-huh. Ci faccio sentire. Pa, 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 oh, Cristo, quello è l'inno delle Marines. Ma è sicuro? Senti, va così l'inno degli Stati Uniti. Bom 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 bom. Cosa ho fatto, signor tenente? Che state? Che? Gli slip. Uomini, attenti! Signor generale, tenente dell'anno, a sua disposizione. Bene, bene, siete arrivati. Comodi, comodi. Questi sono i miei uomini, il sergente Tenore Scherone. Prego. Caporale Melloni, interprete, e il fante Cardarelli, tecnico di comunicazioni di massa. Ma quell'orgia, Concettina, non diciamo fesserie ora.
conosco il generale Thompson. Io ho fornito tutta la mobilia. È una persona per bene. Senti, ora non mi venire a dire che ti metti a proteggere pure tu Rocco, Ma chi è il Rocco? Chi l'ha mai visto a questo Rocco? Ma che cugino benedetto è lei? Ma far piangere così una parente? Ma lo sa che Concettina è venuta fin qua dicendo evviva Benedetto, ora ci pensa Benedetto, Benedetto sia Benedetto. Sì, Benedetto, ma sì, tu dove devo stare? No, signor Benedetto, no. Siccome noi sappiamo che lei a Vicenza è una potenza. Allora lei ci dovrebbe far entrare a tutte e cinque noi dentro la villa di Thompson. Così Concettina vede Rocco. Ma scherzone! Capisci che non è un'orgia, che non si stanno a ribaltare. Lo faccio ribaltare io, quando lo trovo l'ammazzo. Ci dà un bacio, fanno la pace ed è finita la quacquagna. Bel ragazzo, Ma come faccio a farvi entrare? Non è che è facile. Mi scusi, cugino Capello Crudele, ma sappiamo che lei è un capobastone, lei tutto può. Serafino. Ai comandi. Serafino, voglio sapere chi è che fornisce la cena al generale Thompson e se ci sono compaesani che ci lavorano. Subito, signor Benedetto. Guarda che sto mettendo in moto tutta l'associazione, non mi combinare casini. Stia tranquillo, che garantiamo noi. Se Rocco ha sbagliato lo porteremo qui. Bravo, va bene così. Rinfresca e cena sono organizzate dal ristorante Il Gallo d'Oro. Il capocameriere nativo di Pizzo Calabro, è uomo d'onore e regola con i pagamenti. Stammi a sentire, Serafino. If somebody has told me that I had to work under these conditions, I would have never accepted. I'm a serious professional. If you were a serious professional, you would have already found a solution instead of standing here complaining and doing nothing. Nothing! Nothing! My little girl, soft and sweet as peaches and... What's the matter? It's almost time for the party to start. No one fixed that damn record player. I don't want a birthday party without music. None of my girlfriends ever had a birthday party without music. Come on. You don't have to dramatize everything. Besides, I'm holding back a lovely surprise for you at the end of the party. I'll dramatize. I've been here for 5 hours and haven't been able to not even one rehearsal. I can't wear it like this. I'm not just any disc jockey. You can't find one like me in any discotheque in the whole world. Oh, Daddy. I'm so unhappy. Ma che sta succedendo? È quello Gulli, ti ha pigliato un gazzetto, no? Ha pigliato la parrucca, ti ha pigliato. Sì, questo l'ho visto pure io, ma la traduzione qual è che ha detto? Parlano troppo veloci, signor Tenente. Excuse me. Io sono traduttore. Incazzatevi. Poco più slowly, se no non capisco. Oh, yeah, right, I'm sorry. Scusate, la mia figlia è un po' nervosa. Nervous? What about me? Listen, io ho fatto la guerra per tre anni in Corea, e poi dopo 2 anni in Vietnam, e poi 2 anni in Lebanon, e nessuno, ripeto, nessuno mi ha rotto le palle come voi. Adesso basta! Oh, Daddy, in italiano, it's so very antipatico. Oh, my God, I'm sorry. Listen, io ho un esperto in massa comunicazione. What am I saying? I have an expert in mass communications who'll put everything right for you, all right? I promise. You promise? You go along, run along and change. Really? Run along and change. Okay, I'll do that. Okay. Come on. Cardinelli, come on with me. Angelo! I'm leaving. Hurry up and fix it because if my party fails and it's your fault.
E me lo traduci, non ci capita niente. Tenente, io già detto, io non è che tengo molta dimestichezza con questo cazzo in inglese, quella parla veloce. Fai un piccolo sforzo. Un piccolo sforzo solo, Salve. Molto lieto, tenente dell'anno, permette? Salve, tenente Dorothy Smith. Ah, lei parla italiano. Questo mi riempie di gioia, nel senso che mi fa piacere proprio. Dico, ma lei sta qui in servizio alla festa, oppure... Sì, sono in servizio, ma sono anche per compleanno. Ah, quindi si diverte, scherza, ride. Sono contento. Ma lo sai che assomiglia un poco a Mike Rourke? Chi è Mike Rourke? Non... L'attore. Ah, ho capito, 9 settimane e mezzo. Sì. Lo sai che i miei superiori invece dicono che assomiglio a Johnny Dorelli, presente? Dorelli? Sì. Johnny? No. Nell'immensità. Oh my God, all right. Hurry up and fix it, because if my party fails and it's your fault, I shall tell my father to have you kicked out of the army forever. Understand? Understood. Understand? Understood. Perfect. Understand? Understood. Right on. Ciao. Adorelli, vieni un momento qua, che mi è venuto un pensiero, un momento. Vieni, che se quello dice non è cacce. Piglia l'attrezzo e andiamo lì. Ma che sei lì? Hai sbroccato? Cardare, quello ha detto che se noi non aggiustiamo lo stero ci fa cacciare dall'esercito. Se ci cacciano dall'esercito vuol dire congedo anticipato. Oh, io ho deciso di metterci la firma nell'esercito. Me va a rovinare il futuro. Non credo, no? Cardare, se proprio vuoi un futuro, aggiusta sto stero. Dice qualcosa? Tutta roba squisita. No, non posso. Sono in servizio. E quando un soldato è in servizio non deve farsi distrarre da simili frivolezze? Oddio! Fermo! Chi va? Stai fermo, eh? Scansati! E tutti siete sotto tiro! Ma chi cazzo è che spara? Chi è che spara? Chi sa che spara? Cosa hai detto? Chi è che spara? Ah, pignata. Che cazzo dici? Ah, pignata. La pignata? Pignata. Tira su le mani! Angelo. Generale Anselmi, lei è sempre primo, eh? Signor generale! Maggiore. Signor generale,
Mi scusi, ma gli slip mi stanno stretti. Mi spiace, è tutta colpa dell'abbigliamento della NATO. Mi sento tanto... Si riponga. Sì, signor generale! Funziona sta crocco. E perché? Perché sta tutto al suo posto. Sta. E beh, che cammina fermo? Non ci avanza niente. Bisogna trovare qualcosa che avanza. Guarda lì, è datta da fare, è un tecnico se tu. Per esempio, una candela da Jeep va benissimo. La candela da Jeep? Ma hai mai visto uno stereo che funziona con la candela da Jeep? Che te frega a te? Basta che sia più una candela da Jeep, va bene, no? Oh, non tocca niente, No. In Italia è tutto molto più... Mi piace come dici più, hai capito? È questa pronuncia esotica, sai? Io poi ho girato il mondo, nel senso che ho sentito tante persone parlare, tanti dialetti, però sai come dici... Uè, Cardare! È riparato l'impianto? Non si preoccupi, tutto... Stasera se va... Sì, vabbè, basta, vai. Scusa, dicevo, ti è venuta in mente quella parolina di prima? Sì. Sensuale. Ah, ho capito. Dici così? Sì. Come detto, scusa? Sensuale. Madonna mia. Senti, andiamo che ti devo dire una cosa, approfondiamo, approfondiamo l'argomento perché sai, è interessante tutto questo aspetto. Noi siamo dei camerieri aggiunti, Sì, questo occhio perso non ci capisce una sega, via. Ci penso io, scusa. Scusami. We as chamois noir aggiunted. You understand? In tema, non ci dice niente, Angelo. Niente inviti, niente entrare. Senti, amico. Ci c'è una maci, ci va niente, ci non c'è una maci, non ce ne stiamo dicendo, noi siamo camari, ci ma faccio una maci. Ah, waiter! Cameriere! Oh! Cameriere! Cameriere! Impossibile per cameriere avere Ferrari. No, ma guardi che a noi in Italia ci pagano una cifra, capisci? Not possible! Speriamo che questa vada bene. Sono alla fine. Che sta a fare? Scendi da... Questa è la macchina del... Scendi! Che sta a fare la macchina? Oh! Yes, moment! This is my weather. This is past form General Thompson. Scusate ragazzi se sono venuto in ritardo, ma non riuscivo a trovare un generale per fermare un pass. Ok, possono entrare? Venite con me. Benedetto mi ha spiegato tutto, ma io non ci capivo niente. Comunque, già zitto, dopo ne parliamo, va. Vedi? Dici non si fanno le orge? Guarda Cardarelli, accoppiamenti bestiali. Buona allora! Allora, mi raccomando, ragazzi, facciamo bene questo pezzo che abbiamo provato. Cerchiamo di divertirci nell'attesa che aggiustano lo stereo. Pronti? Se Cristo si è fermato a deboli, a colpa di cui? Di cui? Oh, certo, non è da nostra. Noi le volimmo bene, l'avimmo preparato. Una festa granna. Arrivi vino e angionetto, campari capodanno.
ma se la cadda va, va, ma se la cadda tu che ne sai, l'hai vista mai, ma se la cadda insomma mai, a rubare now. Non vi preoccupate che mo' che aggiustiamo lo stereo, poi comincia tutto il divertimento. Ciao! Senti, mi posso sedere? Certo, come no. Ciao, io mi chiamo Judy. Ciao, io mi chiamo Rocco, piacere. Ciao, piacere. Quella canzone che cantava era molto carino. Come si chiama? Basilicato on my mind. Non l'ho mai sentito. Per forza, è una canzone che ho scritto io, quindi non è molto conosciuta. Sai che i miei genitori sono delle Basilicate? Veramente? Di dove? Di Nemoli. Nemoli? Ma a 10 chilometri dal mio paese, incredibile. Sì, 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 di 10 chilometri. Senti, come ti chiami di cognome? Mi chiamo Chiacchio. Chiacchio? Sì. Come si chiama tuo padre? Antonio. Antonio Chiacchio. Antonio Chiacchio? Ma qua, Antonio Chiacchio, figlio di Rosina Formica, la sorella di Teresa Cicchera, la figlia, la cugnata di Filippo Montagna, quello che ha 3 figli. Due, perché uno non si può contare che ha fatto con una da femmina, no, che la moglie. Oppure no, forse Antonio Chiacchio, o figlio di Giacomo Lopo, o fratello di Rosina Pecora, che non si capisce bene perché sono fratello e sorella. Antonio Chiacchio? Sì, ho capito, ma Antonio Chiacchio, figlio di Rosina Formica, o Antonio Chiacchio, Era molto bello questa canzone che cantavi, ne sai un altro? Ah, ti piaceva questa canzone? Moltissimo. Ma mi fa piacere che ti piaceva perché... Perché penso che siamo parenti. Parenti. Eh sì, perché se tu sei se la figlia di Antonio Chiacchio, figlio di Rosina la Formica. Time, ok. Ne sai questa. Ma sai un'altra canzone? Vuoi cantare? Sì, puoi, sì. Ok, allora andiamo a cantare. C'è una chitarra nella stanza, ok? Sì. Puoi venire con me? Sì, però volevo dirti. Oh, Madonna, quanto secondo parlo. Me, no, più che Antonio Chiacchio, figlio di Rosina. Guagno. E ci vogliamo mettere a lavorare veramente? O che mi ha mai visto servire qualcuno, te? Dai, picciotti, freghiamo qualche vassoio, ci imboschiamo e ci facciamo una bella panza. Magari troviamo anche qualche snacchera americana. A me, a forza di parlare di orge, mi è venuta una voglia. Ragazzi, sono pronta, vado a cercare con deprato di Rocco. A te, congettino Lambeciose, hai promesso a tuo cugino di non fare il macello. Senti, tu non ti incaricare. E tu, benedetto cugino mio, stai tranquillo, non farò nessun macello, lo uccido in silenzio. Scappa fresco, te ne chiesi. Oh, portami il filo. Bravo. Bravo, Rocco. Adesso mi dovresti portare le cuffie. Va. Mi raccomando, le cuffie, quelle... Bravo Rolf. Che farei senza di te? Ah, la scheda, quella magnetica, Sì, ma questa non c'è più perché è tosta la scheda magnetica. Bravo Rolf. Lascia, Bramo. Lascia, oh. Lascia. L'hai studiato bene questo cane, Sto generale. Comodo. Grazie. Ma noi non ci siamo già visti da qualche parte? Sì. Aggiornamento. Ah, sì, a Trieste. Tu sei quello dei 6-7 fratelli. Sette, signor sì. Un po', eh? Io so quello normale, gli altri. Bravo, però, perché io pensavo da 10 anni un barboncino non sono riuscito nemmeno a insegnargli a fare la pipì contro gli alberi. Vabbè, ma Rolf, mica il mio, è da figlia del generale Thompson. Si chiama Rolf. La figlia del generale? No, è il cane, Rolf. L'ho conosciuto mezz'oretta fa, ma non si trova bene qua, perché lo trascurano, lo trattano un po' male, non gli danno da mangiare, non se lo filano, non ci parlano neanche, sono pazzi. Ti ha detto tutte queste cose? È triste. E come fate a capirlo? Dal movimento Dela. E tu saresti fratello normale?
Signor, io so... Sesto. Non lo so, capisci le labbra del cane? È facile. Buona, Gina? Come ti permetti? Come? Yesterday, all my troubles seem so fine away. We all live in a yellow submarine. Oh, Madonna, santo. Ah! Here's where you've been hiding. Your men have done nothing. Worse, they sent away the disc jockey. Now you better do something. I don't understand. No, I speak Italian, don't speak English. Gait sta pazzo, non ci capisco. Ha detto, visto che è andata via, tu devi fare qualcosa. Io devo fare qualcosa? Signorina, la vedi questa divisa? Io sono un ufficiale dell'esercito italiano, nel pieno delle sue funzioni. Mica mi posso mettere a fare il giullare, disc jockey, abbia pazienza. Is that? He's not a disc jockey. But I don't care. They sent away the disc jockey, and they have to make it up. I want the music, and I want to dance. Do you understand that? No, understand. I want to... No, I want to stay away. Mira, io, ahí. Va, va. Adesso. Non mi importa, riprendiamo le operazioni. Abbi pazienza. Sì, no, che vede! Non si può stare un momento quieto in questa casa. Allora è vero, avevano ragione i ragazzi, qui si fanno le orge. Concettino, ma che fai qua? Sono venuta a cercare il Rocco, dov'è? Sarà con Cardarelli. Ah sì, a tenergli il cane magari, vero? Ma tanto io vendicherò il mio onore. Con queste lo vendicherò. Concettina. E che sta succedendo? Niente, niente, se sta Concettina qua, significa che ci stanno pure le quattro figlie in drocchia. Scusami, il dovere mi chiama, devo andare, abbi pazienza, devo andare. Ti aspetto. Sei il grande manovre. Sì, io vado e vengo senza meno, Ci vediamo, ciao. No, thanks. I'll pass. Perhaps my father would like some, though. Oh, thank you, thank you. No, I'll take the whiskey. Here comes more, my friend. Oh, hi, hi. Good evening, good evening. So glad you could make it. Oh, you look wonderful tonight. Beautiful dress. Really great. Hi. Oh, hi. No, thank you. No, thank you. E voi io? Sto già bevendo, grazie. Guarda che questo è finito però, No, grazie. No, grazie. No, grazie. Non vuoi tu? No, no, grazie. Non vuoi? Devo io. Prego. 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 Bene, lo prego io. Maestro, vuoi un goccio di mirro? No. E ce ne sono fatto, me. Oh. Ci vediamo in cantina e tu porta da bere. Che cosa? Chi? Che? Ho detto ci vediamo in cantina, tu porta da bere. Da bere? Da bere. Non ti preoccupare Bertolazzi, me la vedo io. Sì, sì. Non credi stai in tu, eh? Ho visto uno che andava in cantina, stavo seguendo perché così... Ho visto uno che andava in cantina. Sì. Dammi, state zitto un poco, E mo ti spiego una cosa, come stanno le cose qua, Hai capito? Voi siete qua perché Don Benedetto mi ha fatto espressa richiesta di assumervi come cameriere aggiunto, va bene? È chiaro sto fatto o no? Ma io sono un uomo d'onore e certe cose capisci, hai capito? Certe cose capisci perché un pane mi mangio del cane, un mi mangio del cane, capito?
E me ha preso un papà, capito? Tu mi devi spiegare per quale motivo state qua. Signorina. Prego, mi dica. Scusi, sento, sono un po' imbarazzato, ma dica. Io vorrei chiederle una cosa. Prego. Lei verrebbe a casa mia? Ma come si permette? Guardi che io sono fidanzata con Rocco, lo sanno tutti qui, porti Porti anche Rocco. Ho capito, lei vuole fare una cosa a tre con me e con Rocco? No, siccome io ricevo molti amici, una coppia. Ah, una coppia per le orge, vero? Fa sempre comodo. Le orge? Ma io sono il generale Anselmi. Lei il generale Anselmi, lo zozzone. Ma mi conoscono tutti qua. Sì, ma non conoscono la sua vera identità. Lo faccio sapere io chi è lei, il generale Anselmi, lo zozzone. Guardi che c'è un equivoco, io volevo solo offrirgli un posto da cameriera. Io non mi serve nessun posto da cameriera, la ringrazio, ma il mio lavoro ce l'ho e c'ho il mio fidanzato Rocco. E non mi serve niente, nessun generale, ha capito? E non mi faccia ripetere. Per carità. Ma dimmi tu. Sì, insomma, tre quarti di sangue reale. Montini. Gian Piero Montini. Voi non mi capite, eh? Però poi mi faccio capire io da tutte e due. Vero? Come ti andi carino? Tu! Ecco qua. Alighiero! Come? Tu, Alighiero! No, guarda, io sono Montini, Gian Piero Dante, Montini. Dante! Sì, Dante, è quello Dante. No, signora, lei... Marco, non l'ha amato, Marco, perdono. Non faccia così. Io amo Alighiero. Nel mezzo del cammin di nostra vita mi ritrovai per una selva oscura che la diritta via era smarrita. Vieni, bravo, sistemata pure la americana. Honey, you're the greatest, let me buy you a drink. Signor generale? Signor generale, ecco il suo Virginia Ham. Virginia? Ma questo è prosciutto. What do you want me to do with it? Prosciutto, the prosciutz, in inglese, the prosciutto. What are you talking about? Che sta succedendo qua? Niente, in generale non vuole prosciutto. Casetto che non vuole prosciutto cosa ti serve? E ci voglio mezzo pane. Ma come mezzo pane? Come ci mette mezzo pane? Faccio un toast, ci faccio un toast. Che cosa, il toast è posto? Ci deve affettare un prosciutto. Ne, una peduzza di pane. Ma... Come una peduzza di pane, ci deve... Angelo. Sì? I have you sorted it all out now. Eh? Have you sorted it out? Non vedo che cosa c'entra mia sorella in tutto questo. Sorella. Oh, scusi, è tutto a posto adesso? Sì, tutto a posto, signor generale. Fine, that's crudo. What's happened to my wife's Virginia Thanksgiving Day ham? Ci va a piglia adesso, ci va a piglia. Yeah, all right. Let's just let it all go. We'll find it, sì. We'll find it. Could we, in the meantime, possiamo iniziare di affretta? Sì, senza fretta facciamo tutto. No, Angelo, non no. Senza affretta, no, con affretta. Con fretta, sì. Come vuole lei, signor generale? Come vuole lei? Va bene se sto prosciutto. Come tu? Ma che pì? Un prosciutto, pigliare. Ma che pì? Va bene prosciutto. Alt! Attenti! Mi scusi, signor Parente. Che è sta roba? Che vuol dire? Devo affettare un prosciutto. Giuri sì, o picciotto, di affettare un prosciutto. Senta, vi faccio la cortesia, lo affetti lei, noi non abbiamo tempo da perdere, chiaro? Senta, io non affetto niente qua, va bene? Mi scusi, signor Tenente? Che? Mi scusi. Che? Io qua, in questa casa, non ci sta capendo più niente. Questa è la festa di... Basta, basta. Ma che basta e basta? Questa è la festa di rotta, c'è un andare e venire di gente che io non ci capisco più niente in questa casa. Basta, basta. Vieni con me. Mi salvasse una perduzza, Mi salvasse una perduzza. Io a chi sono capace ci utile un prosciutto. Dialetto, cosa mi capisce nulla, va bene? Sì. Senti, Concetti, che cose si mettono male, va bene? Eh? Io vi ho assunto in qualità di cameriere perché Don Benedetto mi fece espressa richiesta, va bene? Se alle richieste bisogna obbedire. Giusto? Giusto. Ma che cose si mettono male, Concetti? Si mettono male, va bene? Qua c'è qualche cosa dell'osco che non capisco. Perché io non sono pezzo, capito? Perché io ho pane di qua, mo mangio, no di qua. Capito, Concetti? Ho capito. Concetti! Cagatta Cecova! Senti, Angelo, c'altro che gatta Cecova, Carrocco Cecova! E chi ne è morto dopo? Rocco, il codice segreto. E chi c'entri tu? Io c'entro perché il mio compito è quello di scoprire le manovre del nemico. Ah. Attaccare.
fare con discrezione, certo, senza dare nell'occhio. Bersaglio, Milano, puntare. Oh! Allora capisci? Sì. Senti, Angelo, dirica sinnesci menza parola, ma quello che ti dissi il cuore mi mangiò. Muto, come un cedro in sa gabbia, sai, con c'è. Facciamo le mani. Muto. Io in questa casa non ci capisco più niente. Mamma mia, che confusione. Vabbè, toccherà spazzolare via noi sto carrello. No, guarda, a me il salmone mi fa schifo. Io al massimo posso mangiare le tartine. Vabbè, mi viene in un senso... Oh! Signora! Aspetta, si leva quella di rosso! Ma perché, Montini? Quando c'è l'amore c'è tutto. Ma che amore? Ma caccia! Signora, guardi che è così l'amplesso, è difficoltoso. Ah, non mi piace. Ma che cosa succede? Mi scusi, signor Angelo. Sì. Mi scusi, signor Angelo, lei è un angelo, io torno a lavorare. Andiamo per Palazzo, che fai? Vuoi perdere tempo? Via! Signora, posso essere utile in qualche cosa? Poi dell'anno che cosa vuoi che succeda? Appena Concettina trova Rocco, gli dà un tempolone e finisce tutto. Voi non vi rendete conto della bomba che avete innescato, è chiaro? Quella Concettina mica è una donna del nord, come noi. Come noi? Vabbè, comunque levati sta divisa e va a cercare gli altri, che non abbiamo tempo da perdere, è tardi. Vabbè, noi volevamo dare un tono alla festa, un tocco di classe, come non detto. Cibè, il regolamento parla chiaro. Un soldato in libera uscita non può lavorare, quindi vai, grazie, vai. Ma perché secondo te fare casino vuol dire lavorare? Va bene, stavamo lavorando. Ma no! Oh! Ce l'abbiamo fatta! Assa famarone! Che succede? Ce l'abbiamo fatta! Madonna! Funziona, no! Oh! Cardarelli! Che sapeva? Una stronzata, anche la ne paradiso! Mi ha fatto un pezzo. Non si appiccicava con gli altri, quindi niente, è inutile. Tutto sto casino per sto pezzetto. Non sai, più da... Senti. E manco stava a massimo. Ne guarderei, mi hai trapanato la tromba di Eustachio. I know it. Daddy, do something. I've had enough. Send these guys away. I never want to see them again as long as I live. What's that? Tenente! Comandi. That's enough, tenente. Basta, eh? Tenente, cerchiamo di non rovinare completamente la mia bella serata. Ma non si preoccupi, signor generale. La serata è salva, è salva. The party is safe, understand? Oh, yeah. Come si dice, Cardarella, attacca musica. This is the music. That's wonderful, I love it. How about it? Well, come on, honey. Yeah. Come on, everybody. Come on, everybody. That's right. What now? We don't have a disc jockey. Disc jockey? You mean that imbecile who had the nerve to desert?
Scusa, ma che ha detto? Io non ho capito niente, cioè... Ha detto che quell'imbecille ha avuto la faccia tosta di disertare. No, signor generale, scusi, generale Thompson, abbia pazienza, io il problema l'ho risolto. Dica a suo figlio di tranquillizzarsi, disc jockey c'è. Sì, 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 il miglior disc jockey del battaglione Tigre, the best disc jockey of battaglione Tigre. Another one, eccolo, this. No, no, io non lavoro, sono militare, non posso lavorare. Sei precettato, hai capito che sei precettato, eh? Militare precettato o disc jockey scatenato? Con permesso. Daddy, that's it! I'm so happy! It's wonderful! So glad! Allora, come sto? Sono afrodisiaco. Per me sei stronzo. Vabbè, va. Allora, cominciamo. No, Bono, questo non lo tocca. Questo è quello che ha fatto il casino. Allora no. Ci metto lo scotch, eh? Sì, sì. Oh. In bocca al lupo. Crepi il lupo, vai. E qui la festa, no, e qui la testa. Ma come chi sono? Sono Tony Medusa, il DJ di Lampedusa. Con parruccone prorompente ti sconvolgo malamente. Ehi ragazza, non preoccuparti, non puoi salvarti. Da Lignano Sabbie d'Oro a Palermo è tutto un coro. Tony, non c'è scusa. Tony, sei una cosa fittusa. E qui la festa, lo ripeto, e qui la festa. Sì, è qui, è la festa per il compleanno di Ruth, it's the Ruth birthday! E allora, come a fare? Come on, non stop music! Per la festeggiata, hip hip, upu ipu! Neanche qui stai, ma tanto ti trovo, Rocco. Te ne aiuto mo, ma non posso per te. Ta già sta vicino, ta già cotreie. Na te cingo menuta master. Rocco, this is a beautiful song, è una canzone bellissima, ma adesso non ti voglio più parlare in americano, voglio parlare come parlerebbe un ragazzo lucano. Mi fa molto piacere perché da quando mi è venuto a trovare a me in caserma non ho sentito più parlare il mio dialetto, allora... Ok, allora ti dico, questa canzone mi è piaciuta a boglia e... Voglio sentire Nata. Sì, però te l'ho fatta sentire già tutte quante. Ma se vuoi io le posso ricantare tutte quante un'altra volta. Ma sei proprio carino. Ma hai baciato. È una cosa amichevole. Ah. E da quanto tempo è che non vieni più dalle nostre parti in Basilicata? Non saranno 5 o 6 anni. Perché pensavo che se tu rimani ancora in Italia, se io una volta ho una licenza, mi piacerebbe portarti giù al paese mio a fartelo visitare. Quello paese lì, il tuo paese, quando partiamo? Mo non lo so perché bisogna vedere. Come mo non lo so? Mi avevi detto non vuoi più? Oh, voglio, perché dici che non voglio? Bisogna... Beh, allora me lo devi giurare così. Giura. Giuro? Giura. Giuro. Giura. Ma che cosa ha fatto? Mi ha baciato. Sono amichevole. Ah, come sei carino. Rocco! Concettina. Allora è vero quello che mi hanno detto i tuoi amici? No, che ti hanno detto? Ti posso spiegare tutto.
sono venuto qui che il generale americano si era rotto lo stereo e siamo venuti a aggiustare con Cardarelli e io dovevo spiegare tutte le cose. Fu qua, americani, generale americano, soldato americano, americano a destra, a sinistra, busta americano, come si vedono, ti baciano, mocca. E allora io bacio trovato pure un sergente, prima mi ha visto, mi ha baciato un po', sì, non ti hanno baciato ancora in bocca. No, è che qua tutto è che già bello. E questa pure americana? No, lei è italo-lucana, americana-lucana, non... mia cugina, siamo parenti. Quale parente? No, Marco, mi hai fatto vedere il progetto della casa. Questo pure? Ti porta al paese, ti presenta i genitori, Rocco io t'ammazzo. No, Rocco io t'ammazzo, anzi io ti squarto come un capretto, Rocco, perché tu a me questo non me lo devi fare, Rocco. Rocco, what's going on? A me no, a me disonorata no, Rocco, no. No, Rocco, questo non te l'ho permesso. Io non te l'ho permesso. Non stavamo facendo niente di male, ok? Tu sta zitta. Sta zitta, brutta bozza, la maledetta non sei. Ora? Apposta, ci sei venuta dall'America, eh? Ci sei venuta qua. A Cuccio Ricci, a Cuccio Conti, io non ti capisco quello che dici. Americano, lucano, quello che sei, io ti ammazzo. Ammazza via, all'America, a come on! Bruce, come on! Enrico, finalmente! Great signor! Quando sono felice che siate arrivati! Ecco, Ruth! Enrico! Cosa meri? Un whisky? Bene! Ragazzo! Voi americani riuscite ad avere sempre i posti migliori qui in Italia, eh? Devo dire che è l'esercito che ha scelto per me, per la mia fortuna! Grazie. Carino, bravo, dedico a questa ragazza. Oh, uno scalmanato mi sembra di conoscere. Gli occhi azzurri, fumata, Tony Medusa. Ma certo che lo conosci. Avete scelto voi, mi hai mandato. I tuoi ragazzi sono splendidi. Hanno salvato la serata, vero? Addestramento e disciplina, già non si scappa. Poker. Via la gonna, via. Sì, mamma mia. Ne, Mello, si bussa, è chiaro. Fattorino dell'Interflora. Mello, sto in servizio, mi arrivo io, sto faticando, capito? Sto lavorando, vai. Mi mettono pure i contributi, se non tenete. Sì, pazzo. Lasci, va. Questo Alighiero? Alighiero, no, conosco un castruccio, un can grande, un guidarino. Amico, Dante, naso accomodante. Naso accomodante, no, non so se è accomodante, guardi, si accomodi lì. Dante. Si accomodi all'altro buffet, guardi, lì dove c'è la faccia, la faraona, la picciona, come questa, vada, lì lo trova, lì lo trova, brava, lì lo trova. Vada. Bottini, data, essa ti desidera, si uomo. Oh! Che cosa vedo? La mia idea è andare sui soldati ad aggiustare lo schermo del generale. Grazie. E quel Cardarelli lì, bravissimo. Oh, è geniale, ragazzi. Se me lo potessi mandare a casa, perché c'ho i termosifoni che fanno. Queste volte miagolano. Lo sai chi è arrivato? No. Calcaterra. Soccola. Vabbè, tieni. Non ci pensiamo adesso. C'è nessuno qua? Ma tu guarda se per un bacetto già curo come un paccio. Mo come l'ha già spiegato che quello mi ha voluto baciare in America per un serpo non noto e baciano. Mo qui. A porta.
Piacere, Rocco Melloni. What the hell? Com'è? Oh! Oh! Aspetta! Conosciamoci meglio! Oh! What a bitch! Rocco! Concettina! Ma pure con gli uomini vai ora! Oh! È lui che mi vuole violentare! Chi ti vuole violentare? Non ti permettere, sai! Non gli mettere un dito addosso, perché io lo devo ammazzare! Ah, shut up! Oh! Lascia stare la mia fidanzata, hai capito? Oh! Vai! Ah! Colonnello, sta venendo qui. Questa è una serata piena di sniacchera. Il vostro DJ sta impazzendo. Yeah! Scusa, perché dopo c'è là un meeting e tutto. Ovviamente ti spiega dopo. Benedetto. Sì. Ok, ok. Ora voglio fare una dedica a quella fantastica ragazza Moretta. Con gli occhi miei mi fa impazzire. Che stramane morto sei! Cosa di Lampedusa! Bertolazzi, via libera. Bravo, sei in gamba. Ho fatto il corso di mimetizzazione con Scherone. Cristo, mi ricorda indietro, i nostri fratelli. Il Napoli. Sì, scherza, scherza. Appena ci vede Calcaterra ci fa un culo con un messaggio. Questo sound è fantastico. Dici. Ma che dico fantastico, è stratosferico. Si continua a ballare, mi raccomando. Maledetta giungla, ho perso un altro. Eri un bravo ragazzo. Ma Serro, che fai legato? È stato Angelo che mi ha legato a me, perché dici che ho bevuto a sé. Su, sleghiamolo, dai. No, 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 che sleghi? Questa casca a terra, non la vedi, non si legge più. È stato Angelo che mi ha legato a me. Sì, dai, 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 che è arrivato il colonnello. Forza. Ce la fai a spogliarti da solo? È stato Angelo che mi ha legato. Sì, ha fatto bene. Tiro su, dai. Dai, 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 stai bene, stai. È stato Angelo. È stato Angelo, se tu me l'hai detto 16 ore. Sì, ma non fiatare. È stato Angelo che mi ha legato. Ecco dove sei andato! Ah, ecco dove sei andato! No, doppio! Tu fuggi il piccolo Trudy! Senta signora, c'ho un appuntamento! Alighiero! Dai, non ci pensi io! Vai, vai! Alighiero! Alighiero! A proposito di quel discorso... Eccolo! Alighiero! Trudy! Trudy, ti prego! Ti prego! Non mi trascinare così nel turbine della passione! Io sono vergine, voglio rimanere vergine! Non mi tentare! Sì! Sì! Andiamo! Andiamo! Fammi toccare queste coppe, la coppa di Alice, ti prego, sì! Sì, sì! Sognami! Chiamami Alighiero! Chiamami Alighiero! Chiamami Alighiero! Tanto gentile, tanto mesta pare, la donna mia, quando ella altrui saluta, con la lingua de ventre mando muta, e gli occhi non ardiscono di guardare. Sentendosi laudare benignamente d'umiltà vestuta, e par che sia una cosa avvenuta, dicevo, in terra ammirata non fa entrare a lui. Attention, attention, there's a stranger in the park. Look it up tight! Now listen up, door bats. I warn every square inch of the field going over with a fine-tooth comb right away! Come on, come on! Dad, look, look! Ti do un pugno, ti do un pugno, ti do un pugno su quel grugno. Ti do un pugno, ti do un pugno. General, sir. Ti do un pugno su quel grugno. Signora, sono disolato, c'è qualche problema da risolvere. Non fa niente, grazie, grazie. What's the matter, sergeant? Excuse me, sir. I'm afraid we have a slight problem. You ready? Let's go. Come
camminavo solo per le strade di Palermo, quando a un tratto sento un grido, prima ascolto e poi me ne... Che sarà? Mi avvicino quattro quattro all'improvviso, che ti vedo annettita, scavigliata, si baciava con Alfredo. Well, General, sir, we have reason to believe that something strange is going on. Strange? For instance, sudden disappearance of one of your personnel. One of my personnel? General, sir, I come here yet. Mi fa piacere. Cambiamo ballo, eh? Allora, gli uomini a sinistra, le donne a destra, ok, ok! E adesso le donne cerchino il loro gentleman! Cerchino il maschio! Marino! Beh, se devo scegliere, io scelgo lei! È così bello, così alto! Non le dispiace, vero? Come va? Se diverto. L'hai toccato questo? No, non ti preoccupare, ce la faccio più. Ah, che bell'uomo. Scusi, signora, un attimo. Permette, devo parlare con il maestro, un segreto. Ma insomma, come si permette? Non signora, stavamo parlando. Per piacere, ci devo dire una cosa, ma è maestro. Che maniere, un cameriere ubriaco. Stai a fare uno scherzo. Stai a fare il segreto, una sorpresa alla figlia della mia. Ho capito a te, maestro, non dico niente a nessuno, giuro. Giuro, non dico niente a nessuno, non ti preoccupare. Su, so che tu a me devi spiegare, io ho visto questa cosa, che tu l'hai messa nella porta. Sta la luce accesa, ma non si sente la musica, maestro. Che cos'è un workman? Ti prego, io. No, ah, no. Allora, su. Allora, su. Allora, su. Allora, su. Allora, su. Allora,
che la butto. Un momento! Un momento! Sensazionale! Sensazionale! Si è formata una coppia promiscua! Una coppia promiscua! Un applauso! Che succede qua? What's going on here? Would somebody tell me, please? Vuol sapere? Qualcuno mi dice? Signor ammiraglio, il maestro là non vuol dire che cos'è questo. Where did you get that? All I've got to do is to press this button and the whole house will be blown to pieces. Tell your men to throw down their weapons. Now! You heard what he said? He's mined the whole house. La casa è tutta minata. Oh, sì, hanno minato la casa. Who the hell are you? You should remember me. You did everything in your goddamn power to get me in front of a court-martial. I remember now. They gave you 20 years. You're Steelwell. Captain Steelwell, if you remember. And you think that they're going to give you back your rank if you kill me? And what about all these people? What the hell have they got to do with this? The bigger the bang, the more the fame. Steelwell, you're really crazy. If you push that button, you'll go up with the rest of us. That was planned, asshole. Thompson, here our roads divide. Ah! Eccolo! Maledetto! È lui lo stronzo che mi ha legato come un salame! Son of a bitch! Can't do anything, Thompson. Nessuno può far più niente. Ho deciso che oggi devi morire, Thompson. Salteremo tutti. Gentlemen, ci restano 5 secondi di vita. 5 4 3 Ok, gente, c'è stato pericolo. Niente più paura, la festa può continuare. Tenente Smith, prendi questo e disattivarlo. And be careful. Oh, and chiamare il nostro security per controllare tutta casa. Perché è tutta imbottita con esplosivi. And call an ambulance, quick. Yes, sir. Concettina. Rocco. Dove siamo, Rocco? Siamo in una stanza col camino, col fuoco. È sopra un letto, quindi vuol dire che m'hai perdonato. Non ti ho perdonato proprio per niente, Rocco. Perché? Allora sei vicino a me. Perché siamo legati. Legati dal filo invisibile dell'amore. No, è visibile questo filo. Mi fa anche male. A tu almeno mi hai perdonato, Concettina. Scusate, ci potete sciogliere, per favore? I found that. Oh, ma chi è qui? Come on, go away, come on. Che come on, come on? Io devo stare qua che devo spiegare a Concettina. After, after. After change. Facciamolo, cioè. Veramente, Rocco? Vado bene solo a te. E allora sei sempre il mio lupetto. Rocco, Rocco, chiudi gli occhi. Ah! Quel Steven è un criminale. Hai visto, caro Enrico, come ha sparato sul mio caro sergente? Per fortuna non è grave. L'esercito non ha dovuto mai arruolare gente così. Che cosa fa? Lui, disobbedienza alle ordini ricevuti, ha attaccato un villaggio. Bambini e donne, una strage. La corte marziale hanno dato 20 anni. 20 anni di prigione, sempre con il pensiero della vendetta. Ma grazie a te, ai tuoi bravi ragazzi, il nome di Steelwell non è diventato tristamente famoso come voluto a lui. Ti ringrazio, Jerome, ma non ho fatto poi molto.
Ma scherzi? Mi hai mandato questi bravi soldati? Se no, in questo momento saremo tutti polvere. Comunque, come si dice in Italia, all well that ends well, come dire? È tutto bene quel che finisce bene. Shakespeare. Oh! Aspettate, ragazzi, vengono! Andiamo, Melloni, sali! Sbrigati, Melloni! Tu devi rientrare con reparto! Lascia stare la tomba! Ci siamo tutti! Ragazzi, ma cos'è questa fiacca? Invece di essere contenti... Sì, sto stanco morto. Melloni reduce da un KO e Cardarelli poi... A proposito, Cardarelli che tiene? Niente, tenè. Mi sono perso una mia. C'è Rosso! Allo! Oh! Oh, è inutile che corro! Che hai detto? Fatti capire! Ormai sono militare, come faccio? Sì, secondo, numero sole, Ma che ha detto? Secondo, eh? Che ha detto? Guarda lì! Che mi viene a trovare lui! Thank you.